me lo scontro diretto può fare la differenza. Tra poco lo sentiremo quell'allenatore. Qui ci sono tre ragazzi arrivati dal Molise con le maglie di Antenucci. Voi siete del Molise? Che avete portato? Che cos'è? Ah, il calcio cavallo, perché vi chiamate calcio cavallo, eh? Li conosci questi tre loschi figuri col calcio cavallo? Potrebbe servirci per i menù di giornata. Esatto, li portiamo. Se volete, ragazzi. A chi volete darlo? A me per caso? A me, tira il calcio cavallo, bello, bellissimo bene. Momento. Vai, tira, occhio. Non personalmente li conosco, però sì, ci sentiamo spesso. Grazie. Ah sì, e quindi dei ragazzi che... Calcio cavallo è ottimo. Calcio cavallo è ottimo. Dei ragazzi sì. che studiano a Milano, sono molisani e hanno formato una squadra lì di calcio. Non lo vedete più come straordinario, perché il lupo, che è il suo soprannome, rimane molto legato al Molise. C'è la classe in mezzo, Antenucci si gira, Antenucci, sempre lui, solo Antenucci, il gol numero 7. Attenzione a parole profonde contro il Sassuolo, Antenucci, alziamo al cielo il nostro calcio cavallo, la maglia di Antenucci. Viva il Molise, no, devo dirti la verità, mi è piaciuta molto l'intervista dell'altro giorno sulla Gazzetta, perché il Molise è una di quelle regioni delle quali si parla poco per motivi proprio anche di grandezza. Beh, sì. E invece Mirko, in bocca al lupo a te, alla spalla, al mister e alla città di Ferrara, che insomma l'altra sera ha vinto in campo e fuori con una grande dimostrazione insomma di rispetto per gli avversari. La serata si conclude così. Calcio e cavallo, tichi calcio e tichi cavallo. Grazie per Luigi. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.